fatto una conferenza stampa prima della gara, perché per noi è una partita fondamentale. Non ci siamo nascosti nel dire che ci tenevamo in maniera più delle altre partite, perché si dice sempre che è una partita uguale, ma non è proprio vero. E questa aveva un valore in classifica molto alto. Abbiamo vinto Trieste, abbiamo vinto quarto, quindi abbiamo staccato la nona a 4 punti con 2-0 per noi, che non siamo veramente tanto. È stata una partita solida, dove per 32 minuti abbiamo fatto la loro difesa forse al campionato. Poi abbiamo avuto un calo negli ultimi 8 minuti, forse che eravamo troppo sopra, forse perché loro non avevano niente da perdere, hanno fatto dei canestri più facili, ci siamo proprio nervositi. Questo non deve succedere. Ne parleremo un po' con la squadra per mantenere un distacco adeguato quando c'è la fine della partita. In questo momento, da qua fino a mezzanotte, fino a domani mattina, ci troviamo la sesta vittoria su 7 gare. Useremo domani per fare un po' di terapie e per ritirare un po' il fiato, perché mercoledì c'è una partita che potrebbe addirittura darci il primo posto matematico in Champions League con una squadra secondo me composta oggettivamente da campioni di altissimo livello. E vedremo se saremo più bravi anche mercoledì di riuscire a mettere il primo posto in fila. Domande? Sì, vai tu. Io non credo che la difesa fatta oggi sia tutto solo lo stimolo dell'importanza della partita. Io credo che sia anche una settimana, una decina di giorni di lavori molto intensi dove si è potuto alzare un po' la difesa, i contatti, la pressione, senza aver troppa paura di fare un minuto troppo lungo piuttosto che troppo lungo. Ricordiamoci che manca Cornu, questo per me non è poco, perché ancora nelle rotazioni sto ancora cercando la mia soluzione. Io penso che Kevin, noi ci abbiamo in testa di quando si accende e quando meno, ce lo teniamo per noi e cercheremo di far sì e stiamo cercando di far sì che ci siano sempre delle situazioni che possono far tirare il ritmo in questa maniera. Non siamo stati bravi nei primi 10 minuti, loro sono stati molto bravi nel doppiato, poi abbiamo un po' diversificato i giochi d'attacco, migliorando le spaziature, mettendo in alcune posizioni dove loro andavano a aiutare il gol del lungo, e sono stati bravi a beccarlo, chiaramente poi dopo è bravo lui a far cambiare. Essere Paiola il sostituto di Cornu in questo momento? Sì, beh, in effetti stiamo un po' cercando di dare un po' più a Capelletti il ruolo del playmaker, un po' più a Alessandro Paiola il ruolo un po' più della guardia, anche proprio per una struttura fisica in questo aspetto, dove lui comunque riesce
riesce a contrastare, cioè Cappelletti Alessandro è stato molto bravo secondo me su molte situazioni, poi però nel primo quarto è entrato pur difendendo discretamente sul mercato due bombe in faccia un fallo perché non sovrastava fisicamente, ecco, ogni tanto noi ci sono degli avversari che facciamo un po' fatica a marcarli sotto quell'aspetto, ecco. Paiolo invece riesce un po' più a contrastare questo aspetto. Adesso noi stiamo vedendo da una serie di partite molto positive, lo aspetto però anche David per avere poi anch'io la capacità di allenare meglio per far sì di non avere all'interno dei 40 minuti dei vuoti, perché anch'io ogni volta devo trovare delle situazioni che sono prestabilite pre-gara ma magari non quello che ho sempre provato in tutti gli allenamenti o quello che proviamo, che abbiamo come idea del condurre proprio la partita. Una valutazione su Moreto in partita e in allenamento. Scusa? Una valutazione su Moreto. Sì, io credo che ci sarà un bel contributo. Due aspetti, uno in attacco con questo short roll dove lui poi è bravissimo a passare la palla una volta che prende sui raddoppi palloni e li innesca tutti. Amat, Filippo hanno sbagliato 3-4 tiri con piedi per terra apertissimi proprio grazie a questo movimento e hanno anche fatto le canestre. In difesa oggi è a rimbalzo, sia lui che Kravic sono stati molto consistenti, hanno preso 22 rimbalzi in due e hanno fatto una ventina di punti, adesso non so. Doppia. 21 punti, però c'è una consistenza in area molto 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 grossa. Io credo che Yannick, anche se poi dopo quando le lo chiedi non si capisce fa mezze facce, abbiamo un pochino le gambe pesanti con questi allenamenti molto intensi che stiamo facendo, è arrivato, l'abbiamo buttato sul del campo, l'abbiamo fatto allenare con grande intensità, si è allenato anche più degli altri perché doveva provare 5 contro 0 una serie di giochi e situazioni che non avevo il tempo di fare con la squadra, forse è leggermente sovraccarico, però direi che l'idea di quello che ci serviva proprio come squadra, di quello il bisogno della squadra lui lo sta proprio diciamo è perfetto sotto questo aspetto, sta proprio facendo quello che noi avevamo bisogno, poi lo può fare meglio, poi dopo dobbiamo anche noi trovarlo meglio, poi però è andato a fare un po' spalle al canestro, poi sul mission roll, poi sul lato debole, poi al rimbalzo, poi al chiuso l'aria. Ecco, all'inizio del terzo quarto ha fatto due errori difensivi su troppa aggressività sul pick and roll laterale dove non avevamo punto rotazione perché dovevamo contenere. La comunicazione può ancora migliorare con lui, però direi oggettivamente che è un bel corpo e sa giocare. Vi ringrazio, buona serata.